Andiamo a Sassari, domani mattina alle 8:30 in programma un corso di formazione sul delicato tema delle aggressioni contro il personale sanitario organizzato dalla Segreteria Territoriale UIL con delega alla sanità. Abbiamo intervistato l'ideatore Salvatore Morittu, sentiamo. Un corso di formazione professionale organizzato dalla Segreteria Territoriale della UIL FPL Sanità di Sassari per parlare di un tema caldo in questo periodo, le aggressioni al personale sanitario che lavora in prima linea, medici, infermieri, ausiliari, OSS, con un focus sulla prevenzione e sull'analisi delle problematiche che danno origine a questo spiacevole fenomeno che oramai riempie la cronaca quotidiana. Sappiamo benissimo, che il problema ha origini ben più grandi di noi, perché non possiamo nasconderci dietro un dito se diciamo che, chi fa fronte ai gravi problemi della sanità, purtroppo sono proprio gli operatori sanitari, che lavorano in prima linea, medici, infermieri, ausiliari, OSS, che poca responsabilità hanno nei confronti dei grossi, problemi che sappiamo essere fondamentalmente economici, politici. Molti dipendenti si portano ancora dietro i segni delle aggressioni. Poco è stato fatto in questi anni, sostiene l'organizzatrice Mariangela Campus, che ricorda come solo negli ultimi tempi sia stato fatto un decreto del Ministero della Giustizia insieme al Ministero della Sanità che ha inasprito le pene per chi compie le aggressioni, in particolare 10.000 euro di multe e fino a 5 anni di carcere per chi distrugge apparecchiature e mobilio nelle strutture sanitarie. Inoltre, immediatamente applicabile l'arresto in flagranza di reato, anche differita, per chi aggredisce un operatore sanitario. L'obiettivo del corso in programma a Sassari l'11 ottobre e di offrire ai partecipanti strumenti utili per riconoscere gli eventi rischiosi e prevenirli, portando delle soluzioni teoriche e pratiche con l'ausilio di medici, infermieri, psicologi e operatori non sanitari. Tra i punti all'ordine del giorno anche la difesa personale. Proveremo a insegnare con l'ausilio di un istruttore qualificato di arti marziali, nella fattispecie di karate, di metodo globale di autodifesa, a difendersi senza far male, a difendersi da un'eventuale aggressione fisica dopo aver scongiurato in tutti i modi, con le parole, con i fatti e con le azioni, qualunque azione di offesa fisica. Andiamo a Olbia, dove nei giorni scorsi è stata approvata dalla Giunta Comunale la delibera per la riqualificazione del piazzale denominato Costante Girardengo. Nell'area situata nella zona Olbia Mare verrà realizzato un parco urbano e verranno installate delle strutture sportive innovative. Giada Moreso. È stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale di Olbia la delibera per i lavori di riqualificazione urbana del parcheggio comunale dell'area verde del piazzale denominato Costante Girardengo. L'area si trova tra la statale 125 e le vie Modena e Cesare Pavese nella zona Olbia Mare, lì dove un tempo sorgeva una delle tante isole ecologiche della città, un luogo che al momento e da tempo versa in uno stato di degrado urbano a causa di parcheggi abusivi di camper e del costante abbandono di rifiuti. La posizione isolata dell'area ha aggravato tali fenomeni, rendendo necessaria un'azione mirata da parte dell'amministrazione comunale per garantire la sicurezza, il decoro e una migliore fruibilità dello spazio pubblico. Il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano, la creazione di strutture sportive innovative, ovvero un pump track. Si tratta di un percorso che permette la pratica di attività come ciclismo, skateboard e monopattini, ma anche un impianto internazionale di skate. Sarà una riqualificazione a 360 gradi con lo scopo di far rinascere non solo l'area coinvolta dai lavori, ma l'intero quartiere. Nel progetto il comune ha anche pensato a un sistema di videosorveglianza con l'installazione di telecamere in punti strategici, sia nelle vicinanze degli impianti sportivi che nelle aree del parco destinate al relax e alla socializzazione. Negli stessi punti verrà intensificata anche l'illuminazione pubblica e verrà recintato il parco così da controllare gli accessi. Grande successo per il Festival del Turismo Itinerante in scena dal 4 al 6 ottobre a Vidalba. Vediamo insieme. Grande successo per la quinta edizione del Festival Itinerante del Turismo e delle attività ludiche e sportive all'aria aperta, una 3 giorni organizzata dall'Associazione Camperisti Torres, che si è conclusa il 6 ottobre e che è andata in scena a Vidalba con il coinvolgimento della Valle del Coghinas e dell'Alta Gallura. L'obiettivo è stato come sempre far conoscere a cittadinanze e visitatori il territorio tra natura, archeologia e buon cibo tipico locale, a piedi o in bicicletta. Escursioni, laboratori enogastronomici, tavoli didattici per bambini, incontri, sono tante le intense attività
che hanno arricchito il fitto programma. Due delle attrazioni principali sono consistite nel cammino di Santu Iacu e nell'attraversamento della via del fiume in kayak, canoa e mountain bike, un modo per poter scoprire il paesaggio entrando in contatto con la flora e la fauna locali. Il primo giorno, protagonisti 300 studenti delle scuole del territorio alle prese con i giochi tradizionali della Sardegna, come il tiro alla fune e le marrocula, ma anche tanta musica, metà tra folk, country e blues. Più tardi il trekking notturno sulle tracce del Mutu di Gallura. Uno spazio importante è stato altresì dedicato al turismo enogastronomico, dei veri e propri laboratori tutti sold out con progetti di cooperazione del GAL Alta Gallura, Enotria e Olivicoli, incentrati rispettivamente sul vino e sull'olio. Un festival in cui c'è stata l'occasione per aprire delle riflessioni collettive sulle potenzialità di un territorio che, a partire dal complesso termale di Casteldoria, comprendendo le meraviglie paesaggistiche, racchiude grandi risorse per il turismo e l'intera isola. Un'iniziativa che ha dimostrato che questo può essere un territorio vivibile tutto l'anno, facendo sistema tutti insieme e, come ha osservato l'assessore al turismo del comune di Tempio Elisabeth Vargiu, è necessario coinvolgere i comuni vicini e i privati in una sinergia che ci permette di realizzare grandi cose. Iniziative che vanno vissute e spese in ottica di una crescita futura collettiva in chiave turismo. Un turismo che non deve essere confinato ai mesi estivi, ma si deve sviluppare nel promuovere la Sardegna tutto l'anno. Intanto il festival guarda al prossimo viaggio. Il presidente dell'associazione Camperisti Torres, Rosario Musmeci, ha infatti anticipato: ci concentreremo ancora sui territori e ambiti preziosi dell'interno. Cerimonia stamattina a Cagliari in Consiglio regionale per la consegna di un premio speciale alla memoria di Gigi Riva, il premio Luigi Ramponi a Riccardo Agabbio. Erano presenti anche tanti giovani studenti e studentesse provenienti da vari istituti scolastici e indirizzi o sportivi. Eleonora Bullegas. Un premio speciale alla memoria di Gigi Riva e il premio Luigi Ramponi a Riccardo Agabbio sono stati consegnati stamane a Cagliari in occasione di una cerimonia che si è svolta nell'aula consiliare del Palazzo del Consiglio regionale. Il premio alla memoria di Riva è stato ritirato dal figlio Nicola. Seduti nella tribuna riservata al pubblico erano presenti anche tanti giovani studenti e studentesse che frequentano vari istituti scolastici dell'isola a indirizzo sportivo. L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio nazionale dell'Associazione Stelle Palme e Collari d'Oro al merito del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico e ha potuto contare sul patrocinio del Presidente del Consiglio regionale. L'appuntamento è stato organizzato per far conoscere l'istituzione al Consiglio nazionale dell'ANSMED, agli stellati, alle associazioni sportive dilettantistiche, ai dirigenti e ai tecnici. Il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, Riccardo Agabbio, ha ricordato alcuni momenti vissuti con Riva. Io l'ultima volta che ho avuto l'occasione di parlare con lui era proprio in occasione di un altro premio fatto al Quirinale. Abbiamo avuto un lungo scambio di opinioni e ho notato in lui ancora quell'amore sviscerato pur non essendo sardo per la Sardegna, e quindi eravamo in piena sintonia. Due estranei sardi che si incontrano e parlano con amore della loro Sardegna. Durante la cerimonia è stato diffuso anche un video inviato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò. Nicola, figlio di Gigi Riva, ha accolto con piacere quest'ennesimo riconoscimento in memoria del padre. Se non si arrabbia, mi venga qui a dirmi: guarda che io tutti questi premi non li avrei voluti, perché lui in effetti era così, però no, fa piacerissimo, c'è un affetto enorme. Questa è una cosa un po' più, diciamo, solenne. Per il resto io partecipo a eventi in Sardegna, nei paesi, sono le cose più genuine, più vere, quelle che piacevano di più a lui. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci scelto anche oggi. Arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.